Salve ragazze, bentornate. Scusate, 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 ho praticamente come cominciare. Chiedo scusa per il mio allontanamento improvviso, ecco, diciamo così, dal canale YouTube. Quindi chiedo scusa, mi sento di chiedere scusa a tutte le ragazze che mi hanno seguito fino a Natale. In realtà è da ancora prima di Natale che mi sono allontanata. Prendo in considerazione il periodo di Natale perché è quello in cui ho fatto l'ultimo giveaway, che è stato vinto da una ragazza. Ovviamente ha ricevuto il suo pacchetto e il giveaway è andato su Facebook. E quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Allora, ritorniamo a noi. Il mio allontanamento è stato né forzato né, come dire, studiato. Ecco, semplicemente devo essere sincera, mi è un po' passata la voglia di fare i video su YouTube. Ma perché? C'è un motivo. Perché stare al passo con tutte le altre mi viene un po' difficile. Allora, ho deciso di prendere un periodo di aspettativa, diciamo così, tra virgolette, anche perché il mio umore ne stava risentendo. Per quale motivo? Nel frattempo sono rimasta incinta, come voi sapete, perché comunque ho pubblicato dei post sia su Instagram che su Facebook in particolare con la mia prima ecografia dove si vedeva il bimbo bimba, ancora non si sa. Quindi i cambi di umore, ragazzi, vi posso assicurare che sono all'ordine del giorno. Quindi questi cambi di umore, sbalzi di umore associati al non voler far più un certo tipo di video, diciamo che mi ha costretta un po' ad allontanarmi. Nel corso degli anni, nel quale sto facendo tante esperienze praticamente per quanto riguarda il canale di YouTube, mi sono accorta che la cosa che mi diverte fare di più e quella per la quale forse mi sento più portata è quella di fare le recensioni sui prodotti. Perché, non essendo, come già ho detto in passato, una make-up artist professionista, anche se ho terminato nel frattempo un piccolo corso fai da te, diciamo, con un minimo di riconoscimento, mi rendo conto che a volte non è sufficiente. Invece, provando dei prodotti, siccome sono una persona che compra spesso e cambia spesso dei prodotti, mi viene più facile recensirvene qualcuno e quindi farvi sapere cosa ne penso di quel prodotto. Quindi, quasi sicuramente nel corso di questo nuovo anno vedrete delle cose diverse, quindi le playlist che sono presenti nel mio canale probabilmente non verranno più alimentate, tipo, che ne so, video che mi sembrano, non dico stupidi, però cioè non mi piace essere quello che fanno tutti gli altri, perché il canale YouTube è un canale così vasto e ce ne sono tantissime di ragazze che ormai fanno dei tutorial bellissimi che mi sembra stupido andarmi a mettere lì e fare dei tutorial che vengono tra l'altro male. Quindi cercherò di fare quello che meglio riesco, magari qualche video tag giusto per tenervi compagnia. A proposito di questo, senza stare lì a blaterare bla 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 bla, adesso che vi ho raccontato per quale motivo c'è stato questo allontanamento, adesso che sapete che sono incinta di 4 mesi, probabilmente capirete perché sto testando altri prodotti, perché vi faccio vedere in particolare. Allora, l'ho comprato da qualche giorno e lo sto già usando da diversi, appunto da quando l'ho comprato. Sto parlando dei Provenzali, l'olio biologico elasticizzante, questo qui. Come vedete in figura c'è un bel pancione perché fa parte della linea mamma. Ovviamente sapete che nelle donne incinte è più facile incorrere in smagliature perché la pelle si allarga, il seno, le cosce, la pancia, cioè è un macello, ragazzi. Quindi è ideale in gravidanza,
È un prodotto biologico perché sapete che sono alla ricerca sempre di prodotti che non fanno male, a maggior ragione perché poi devono essere assorbiti dal pancione. È una formula speciale con olio di mandorle dolci rosse australiane. Come vedete, vi faccio vedere tutti i marchietti che ci sono sulle confezioni e quindi in particolare questo dove dice cosmetici biologici. Poi c'è stop ai test sugli animali, quindi non è testato sugli animali. I provenzali e i WWF aiutano insieme la cosmesi più naturale e ecosostenibile. E c'ho un filo di tosse che non vuole passare. Che dire di questo olio? Innanzitutto si presenta, ve lo faccio vedere, si presenta in un bellissimo boccettone di vetro, ovviamente perché è ecosostenibile, poi questo possiamo riciclarlo o comunque buttarlo nella differenziata. È dotato di un pistoncino, quindi è dosatore, con un dosatore, è trasparente di colore giallino, si vede benissimo anche con questa luce. Il cartone è riciclabile, quindi una volta che voi lo avete terminato va nella differenziata. Che dire? Allora, i principi base. È fatto con olio di macadamia, olio di cartamo biologico o cartamo, non so come si dice, olio di girasole biologico e vitamina E. Che dire? Allora, mi sono preparata la pappardella perché sono fuori allenamento. Allora, quest'olio praticamente è utilizzato per prevenire le smagliature, come vi ho detto prima, in gravidanza e anche dopo il parto, perché essendo un prodotto biologico non ha controindicazioni, che significa che non necessariamente deve essere utilizzato solo in gravidanza, quindi potete utilizzarlo anche dopo tranquillamente come una crema per il corpo. Ha una formula speciale ottenuta con un mix di oli al 100% naturali, vegetali, pressati a freddo, il che significa la pressatura a freddo è ottima anche per quanto riguarda l'olio alimentare, perché dovete sapere che lo sfregamento che si crea dalla meccanica, diciamo, quello crea un surriscaldamento e quindi le sostanze cambiano, si modificano e quindi non sono più quelle di origine. Invece la spremitura a freddo è come se le stringeste con la mano. Non so in realtà con che strumento viene fatto, ma non si crea attrito tra loro. Quindi rilasciando in questo modo acidi grassi tipici di ogni singolo olio, quindi noi rincontriamo in questo prodotto praticamente tutte le caratteristiche dell'olio all'origine. Poi è in grado di contrastare l'avanzamento dei radicali liberi, il suo uso quotidiano, quindi quotidianamente potete utilizzarlo. Vi posso assicurare che non unge, contrariamente a quello che può sembrare, non unge, si assorbe molto facilmente e poi vi potete rivestire tranquillamente senza la paura di macchiare i vestiti. Aiuta, contrasta, scusate, non aiuta, contrasta l'invecchiamento cellulare e migliora l'elasticità dell'epidermide, della pancia e del seno, prevenendo le antiestetiche smagliature post-gravidanza e anche il rischio di ragadi al seno. È un coadiuvante nella naturale resistenza della pelle agli stress quotidiani. La caratteristica poi di questo olio è che ha un profumo molto delicato, infatti di mandorle dolci rosse australiane, e un leggero odore di rosa. Quindi è molto delicato e molto profumato da mettere addosso al corpo, anche perché sapete che nei mesi di gravidanza spesso l'olfatto è molto attivo e quindi potrebbe anche dar fastidio. E quindi per le mamme, neomamme, future mamme, lo posso garantire assolutamente perché non crea nessun tipo di disturbo olfattivo. Inoltre, non contiene parabeni, siliconi, non ha tensioattivi petrolchimici, SLES, SLS, è profumato all'essenza, al 100% di essenza naturale, è privo di OGM, è dermatologicamente testato ed è testato per i metalli pesanti nickel, cromo e cobalto. Quindi questi sono assenti. Vi faccio vedere, la prima cosa che io sono andata a vedere è se aveva il certificato, infatti è garantito da severi test di tolleranza cutanea, alta tollerabilità anche per le pelli soggette a fenomeni allergici. È tutto qui, come potete vedere, i simboletti.
imballaggio ecologico certificato, eccolo qua il simbolo che è biologico. Ragazze, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, soprattutto ne ho tenuto a me, nel senso che questa cosa mi serviva per rientrare un po' allegramente. Diciamo, non vi nascondo che questo periodo da Natale adesso è stato un periodo un po' di non depressione, però non mi andava di far granché. Vuoi anche per i cambiamenti che il mio corpo sta subendo, perché si vede, già si vede il pancione, e quindi diciamo che non ero preparata, non lo so neanche io, però comunque non mi andava di farmi vedere. E, sai, avviene sempre un minimo di spossatezza, ecco, in questi casi. Non mi piacciono i capelli, non mi piace il colore. C'è stato un periodo, chi mi segue lo sa, ho fatto i capelli blu, poi sono diventati verdi, ero inguardabile e non mi piacevo, quindi non potevo presentarmi a voi in questo modo, fregandomene. Nel frattempo, spero di avervi tenuto compagnia. Io sono felice di aver ricominciato a farmi vedere in video. Spero di continuare a vedervi ancora. E se avete dei prodotti che volete che io provi per voi, fatemelo sapere e se nelle mie possibilità cercherò di accontentarvi. Quindi un bacione a tutti, ciao, alla prossima!